mostro come preparare dei golosissimi biscotti al cacao. I Totò siciliani. Ci servono 250 g di farina zero o, come nel mio caso, farina di riso, che rende questi biscotti adatti anche per chi è intollerante al glutine. Poi 75 ml di olio di semi, sostituibile con il burro oppure con lo strutto. Ti dico che la ricetta originale prevede lo strutto, quindi scegli tu quello che preferisci. 50 g di zucchero di canna, ammoniaca per dolci 5 g. Io utilizzo l'ammoniaca perché rende i biscotti più friabili. Se a te non piace, puoi sostituirlo con ugual quantità di lievito per dolci. Scorza grattugiata di un limone biologico, un uovo, cannella quanto basta, aroma all'arancia, 25 g di cacao amaro e 90 ml di latte. Fatta con 40 g di cacao amaro, 250 g di zucchero a velo e acqua bollente quanto basta, perché ti devi regolare tu in base alla consistenza fino ad ottenere una cremina. Come vedi, l'ho presentati all'interno di questa scatola che avevo a forma di cuori della Baci Perugina, però non hanno nulla a che vedere con i baci, ovviamente, ma sono dei biscotti, come hai visto, ricoperti di cacao. Guarda che bellini che sono. Ho deciso di inserirli all'interno di questo contenitore perché la trovo un'ottima idea al regalo per San Valentino. Perché preparare qualcosa con le proprie mani penso che sia il gesto ed il dono più bello che ci sia. I Totò o Tetù vengono chiamati così perché nell'italiano si potrebbero tradurre come uno a te e uno a me, perché uno tira l'altro. Nella preparazione di questi biscotti ci sono anche la farina di mandorle, che io non avevo, e scarti di pasticceria, ovvero rimasugli come pan di Spagna, marmellate, creme, eccetera, ma io ho voluto semplificare la ricetta con gli ingredienti che tutti abbiamo nelle nostre case. Fatto sta che questa si potrebbe definire una ricetta riciclo, dato che si va ad utilizzare quello che è avanzato. Ma tornando a noi, adesso ne vado subito ad assaggiare uno. Buono, buonissimo, friabilissimo, nonché molto aromatizzato. Il mio consiglio è quello di provarli.